Hai appena iniziato la dieta, vai al supermercato, fai la spesa, poi torni a casa, mangi convinta che perderai peso e invece i chili sono ancora tutti lì e il numero sulla bilancia sembra dire non scenderò mai. Il dottor Squalozzi consiglia di cambiare bilancia, prenderne una più dietetica. Ma la bilancia non c'entra, non è lei. Anzi, secondo alcuni studi è meglio pesarsi il meno possibile, soprattutto all'inizio della dieta. Se non riusciamo a dimagrire, spesso la colpa è di quello che mangiamo. Ecco allora i 5 peggiori errori da evitare quando si fa la spesa, se vogliamo dimagrire. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Senza glutine. Mangiare senza glutine va bene se siamo intolleranti o celiaci, ma non è detto che faccia dimagrire. Anzi, se mangiamo prodotti gluten free senza criterio, convinti che siano light o amici della linea, potremmo avere una brutta sorpresa. 2. Dieta vegetariana. La dieta vegetariana aiuta a dimagrire. C'è anche uno studio a riguardo che vi lascio in descrizione. Il problema è quando sostituiamo la carne con i formaggi e questo è un errore classico che fanno molti vegetariani. E non conta se c'è scritto light sulla confezione. 3. Prodotti light. Parlando di light, questi prodotti si chiamano così per gli ingredienti che contengono, ma non perché fanno dimagrire e ti rendono più light. I dolcificanti che sostituiscono lo zucchero, per esempio, contengono meno calorie, ma aumentano l'insulina e l'appetito. Quindi poi si mangia di più alla fine e si squilibra il metabolismo. Prima di vedere gli altri 2 errori, vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanella delle notifiche e aiutarmi a far crescere il canale abbonandovi con un piccolo contributo mensile. Forza! Non mi stancherò mai di dirlo. 4. Pochi grassi. Non è vero che ridurre i grassi fa dimagrire, anzi, spesso avviene il contrario. Il corpo ha bisogno dei grassi buoni, degli omega 3 e omega 6, per sostenere il metabolismo e regolare il colesterolo. I grassi buoni aiutano a provare sazietà, quindi se li riduciamo, alla fine mangiamo di più. 5. Diete iperproteiche. Le diete proteiche chetogeniche promettono risultati in tempi brevi, ma devono essere seguiti senza mai sgarrare. Basta sgarrare con zuccheri o carboidrati una sola volta per interrompere il ciclo chetogenico e perdere tutti i benefici. E chi non ha mai sgarrato in una dieta? Questo tipo di diete può essere anche rischioso per la salute, soprattutto se si consumano proteine e grassi animali senza il controllo di un esperto in materia. Grazie Simo, ora quando vado a fare la spesa starò più attenta. E se dopo la spesa volete preparare piatti golosi ma sani e leggeri, in descrizione ci sono i link ai miei video, libri ed ebook con tante ricette di alimentazione sana e buona. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!